Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati qui nel canale YouTube delle tutorial. Allora, oggi in questo video siamo qui con il mio PC qui nuovo e cosa dobbiamo andare a fare? Allora, io ho questi dischi che sono dischi IDE PATA. Questo qui è un PATA, già più nuovo. Questo qui è un po' più vecchio di quello lì, è ancora IDE. Qui è un altro disco che è di quel computer là con Windows 98, però non va più, dei problemi, ha dei cluster danneggiati purtroppo, però questo qui è IDE, comunque è del 99, quindi sì, per la carità, sono vecchi, perché comunque hanno più di 20 anni, però ci sono robe ancora peggio e potrebbero essere ancora utilizzati. Io voglio quindi mostrarvi come si possono leggere questi dischi su un PC moderno, che ha solo i collegamenti SATA naturalmente, e con questo adattatore qui. L'utilità di collegarli può essere quella di, per dire, adesso questi dischi qui ve ne fate niente, per questo qui è tipo da 4 giga, ve ne fate poco, però già, questo qui è da 160 gigabyte ed è già buono, se doveste archiviare qualcosa. E comunque può essere utile perché mettete che avete dei dati sopra questi dischi, dovete fare dei backup di qualcosa e i vecchi PC non è che tipo la seriale è casino comunicare, dovreste comunicare che ne so con la seriale è troppo casino o cioè non potete comunicare col floppy, vabbè sì, potreste anche mettere un lettore floppy qui ma non ha senso, se volete fare invece un backup è molto comodo questo sistema. Così potete che ne so avete un disco con avete dei dati preziosi, cioè dei dati non so, che verranno su un vecchio PC, li volete per dire delle foto anche solo, volete recuperarli, basta che comprate uno di questi adattatori, lo collegate al PC e lo leggete. E io voglio mostrarvi, diciamo, come si fa. Non è difficilissimo, però ve lo mostro. Innanzitutto ho aperto il PC. Allora, dobbiamo andare a staccare, perché io non ho altri cavi SATA, solo quindi devo andarlo a staccare dal disco secondario. Comunque, poi prendiamo il nostro adattatore. Colleghiamo, questo qui è per l'alimentazione. Tac. E poi qui abbiamo il SATA, i due SATA. Uno è del SATA dell'alimentazione, l'altro è dell'alimentazione, l'altro è dei dati, ecco. Quindi ok, ci siamo. Adesso ci attacchiamo semplicemente. Allora, io leggerei questo qui, in pratica non c'è praticamente niente. Quindi andiamo ad attaccare così. Adesso qui lo faccio un po' alla carlona, bisognerebbe avere magari dei cavi un po' più lunghi. Bisogna metterlo così. Ecco così, aveva dei cavi un po' più lunghi così lo fa comunemente. Comunque il mio era solo, io lo faccio una volta, cioè lo so letti già una volta per sistemare alcune cose. Quindi accendiamo il PC, quindi non lo uso molto, però sì, dato che se volete magari dovete usarlo spesso, allora vi conviene avere i cavi belli comodi. Comunque aspettiamo che si avvia il PC. Non stavo dando alimentazione del disco, quindi non me lo vedeva, vabbè. Allora, quindi andiamo su Esplora Resource, possiamo vedere, è un Mac Store, e lo vedete qui, quindi prima ho provato a metterci un video, qualcosa, così per provare a vedere se funzionava. E anche, non è neanche troppo lento, devo dire. Certo che, boh, se ci fosse il sistema operativo, allora lì è un'altra faccenda. Aspetta, possiamo andare a vedere su gestione attività come me lo vede. Adesso non sto passando nessun dato, comunque qui non ci dice, cioè sicuramente vabbè, è poca, va molto piano, però per archiviazione va più che bene. E ecco, se non ve lo vede subito, perché a me, io adesso me lo vede perché l'avevo già letto una volta, ma se non ve lo vede subito dovete andare su crea e formatta, non è che lo formattate, però dovete andare qui e poi dirgli di inizializzarlo. E non è che ve l'ho formattato, almeno dovete fare attenzione che per magari vi dice vuoi formattare il disco, vi dovete dire no, se avete dei dati sopra, però dovete inizializzarlo perché se no non ve lo può far vedere, quella è la cosa.
e poi una volta inizializzati siete a posto. Niente, questo video qui era molto semplice, era per farvi vedere una cosa comunque utile e può essere interessante che mi serve e mi è servita, diciamo, per preparare il prossimo video che dovreste, spero di riuscire a pubblicare entro la prossima settimana. E niente, quindi come al solito, no, e quindi il video finisce qui. Spero che vi sia stato utile, mettete un like e condividetelo a chi può essere interessato, iscrivetevi al canale se volete vedere i prossimi video e niente, quindi vi saluto, bella ragazzi.